La fine dell'Ottocento. Il sogno del nuovo secolo alle porte. Il simbolismo della fine dell'Ottocento genera una pittura antinaturalistica ed evocativa che segue due direttrici principali. Colore puro steso a plat, piatto, in zone definite della tela, Gauguin e scuola di Pont-Aven. Arte, comunione di emozione e materia, con una tendenza al misticismo, Nainabi. Il termine simbolismo identifica non tanto un gruppo definito e omogeneo di artisti, quanto piuttosto una tendenza affermatasi in Europa intorno al 1880. Gli artisti simbolisti ritengono che l'arte debba rappresentare l'unione tra visibile e invisibile, tra spirito e materia. Essi sostengono quindi un'arte antinaturalistica ed evocativa, che non mira a riprodurre la realtà così come ci appare, ma a scoprirne l'anima, traducendone l'intima verità in segni, forme e colori. L'arte deve evocare emozioni, non descrivere la realtà. Anticipatori di questa concezione furono i francesi Gustave Moreau e Odilon Redon e lo svizzero Arnold Böcklin. Gli artisti simbolisti mostrano una comune tendenza al misticismo, espressa in immagini sognanti ed irreali. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento si affermò anche il gruppo dei Nabi, dall'ebraico Nevi'im, profeta. I Nabi erano sostenuti da un'intensa spiritualità, espressa in immagini rarefatte e prevalentemente bidimensionali definite da una linea continua. Protagonisti del gruppo furono Paul Serussier, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Félix Vallotton, Maurice Denis, Pierre Puvis de Chavannes. Henri Rousseau, detto il doganiere per la sua professione, fu pittore autodidatta. Occupa un posto di rilievo nella storia dell'arte moderna. Fu il primo artista naïf, intendendo questo termine come sinonimo di spontaneità, ingenuità, lontane dal dibattito artistico del tempo. In vita, la sua opera fu criticata e denigrata, e lui fu valutato come un semplice pittore naïf, privo di qualunque spessore artistico. Privo di ogni formazione accademica, andato in pensione, si mise a dipingere. Voleva essere un pittore realista, tuttavia i suoi dipinti sono visioni di fantasia. Durante il servizio militare conobbe alcuni reduci dalla campagna francese in Messico. Con le loro descrizioni, costoro ispirarono le sue raffigurazioni vivide e lussureggianti della giungla, suo tema prediletto. Non viaggiò mai fuori dalla Francia, ma realizzò una serie di 25 quadri ispirati alla giungla, dove una quantità inesauribile di piante, foglie e fiori stilizzati riempie la superficie della tela. Morì a Parigi, povero e solo, nel 1910. Rousseau presentò l'opera Il Sogno al Salon del 1910 con questa annotazione. Yadwiga, in un bel sogno, si era addormentata dolcemente, ascoltando musica suonata da un incantatore ben pensante. Una figura nuda giace distesa su un divano in una giungla esotica e fantasiosa, dai colori vividi, con piante rigogliose, leoni inquietanti e altri animali. Mentre la luna si riflette sui fiori e sugli alberi verdeggianti, le belve, i serpenti, prestano orecchio al suono gioioso dello strumento. Nato a Parigi nel 1826, Moreau si reca in Italia nel 1857. Qui studia i classici come Michelangelo e Mantegna. Ottiene il primo successo al Salon nel 1864 con Edipo e la Sfinge. Nei dipinti mostra una netta preferenza per i soggetti storici, biblici e mitologici, che sviluppa però in maniera personale, attraverso la ricostruzione di atmosfere esotiche e piene di mistero, spesso orientaleggianti, drammatizzando notevolmente le scene. Moreau evidenzia anche il proprio personale senso del colore, particolarmente suggestivo per la sua lucentezza dorata. Appartenente alla corrente simbolista, ha ispirato i surrealisti, soprattutto André Breton, Max Ernst e Salvador Dalí. Molte opere sono esposte nella sua casa di Parigi, che nel 1902 è diventata il Museo Gustave Moreau.
Nato a Bordeaux nel 1840, Redon, incisore e illustratore francese, vive nella sua città natale fino al 1870, quando si trasferisce a Parigi dedicandosi all'illustrazione. Le sue opere, durante questa fase, si caratterizzano per i forti contrasti di luce ed ombra. Dal 1890 inizia a dipingere a olio e pastello. Le sue opere affrontano principalmente tematiche fantasiose, oppure sono nature morte composte da irreali mazzi di fiori, caratterizzate dalla presenza di arabeschi e dall'uso del colore liberato dalle tradizionali funzioni descrittive. Si tratta di opere decorative, impregnate di un cromatismo vivace. La composizione è irreale ed evanescente. Redon è considerato come uno dei principali rappresentanti del simbolismo e un precursore del surrealismo. Il pittore simbolista svizzero Arnold Böcklin dipinse ben 5 versioni de L'Isola dei Morti. L'opera affascinò personaggi come Freud, Lenin, Dalí e D'Annunzio. Adolf Hitler ne possedeva una versione acquistata nel 1933. Böcklin soggiornò a lungo in Italia. Per questa opera si ispirò al cimitero degli inglesi di Firenze, dove era sepolta sua figlia. Böcklin soggiornò a lungo in Italia. Per questa opera si ispirò al cimitero degli inglesi di Firenze, dove era sepolta sua figlia. Nel dipinto osserviamo un isolotto roccioso, allegoria del regno dei morti, sopra una distesa di acqua scura, simbolo del dolore per la separazione. Una piccola barca a remi si sta avvicinando all'isola e la barca in movimento indica il viaggio dell'anima nell'aldilà. A prua, in piedi, c'è una figura vestita di bianco e una bara bianca ornata di festoni. L'isola è rocciosa, ma la parte centrale è dominata da un bosco fitto di cipressi, pianta tipica dei cimiteri. Nella roccia sono presenti aperture destinate ai sepolcri. Il dipinto, immerso in un'atmosfera misteriosa e fuori dal tempo, comunica un senso di desolazione e silenzio. I colori sono freddi e cupi, la composizione equilibrata, il valore simbolico è evidente. Il paesaggio è simbolico. Benché l'isola sia rocciosa, al centro cresce un bosco di cipressi. L'acqua, assolutamente immobile di un colore livido, contribuisce alla sensazione che ci si trovi di fronte a un paesaggio immaginario. In Italia, un gruppo di pittori interessati alle nuove teorie scientifiche sulla luce e sui colori fonda, verso la fine dell'Ottocento, un movimento chiamato divisionismo. Sulla scia del pointillism, ai punti si sostituiscono segmenti e linee sottili di colore. Questi pittori hanno una tendenza al misticismo e al simbolismo anche nella rappresentazione di temi sociali. La tecnica è simile a quella dei puntinisti francesi, ma rispetto a questi, i divisionisti italiani si distinguono per un tipo di pennellata più libero e movimentato, oltre che per la scelta dei soggetti. Il divisionismo, fenomeno artistico tipicamente italiano, nasce ufficialmente nel 1891 a un'esposizione all'Accademia di Brera a Milano. I divisionisti sono soliti dare intensità alla luce mediante la separazione delle tinte e l'accostamento dei colori complementari. Il nome deriva dal procedimento di divisione dei colori, stesi sulla tela accostando sottili pennellate filamentose, senza sfumature, per ottenere il massimo della luminosità. Rispetto alla ricerca puntinista francese, orientata al rigore tecnico, quella divisionista si orienta verso toni mistici, tanto da confluire nell'ambito simbolista. Alcuni privilegiano la denuncia delle problematiche sociali del tempo. Alcuni scelgono un'ispirazione di tipo religioso e soggetti carichi di valori simbolici. Principali esponenti del divisionismo furono Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni Secantini, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Emilio Longoni. Giovanni Secantini nacque ad Arco, nel Trentino, nel 1858. Ebbe un'infanzia travagliata e fu anche recluso in riformatorio per vagabondaggio. Frequentò i corsi serali all'Accademia di Brera e lavorò come aiuto presso un artigiano decoratore. Tra il 1881 ed il 1886 lavorò come pittore in Brianza, insieme all'amico Emilio Longoni. Successivamente si stabilì in Svizzera e iniziò a sperimentare con successo la tecnica divisionista. Nel 1894, assillato dai debiti, si trasferì in uno chalet isolato nell'Engandina, dove dipinse quadri più chiaramente simbolisti, anche se il vero protagonista di queste opere è il paesaggio alpino.
Nel 1899, per completare il trittico della natura, l'artista salì ai 2700 metri del monte Schaffberg, dove, colpito da un violento attacco di peritonite, morì a soli 41 anni. Nel quadro Le due madri osserviamo una semplice scena di vita contadina. Lo stile è molto realistico, ma le conferisce un valore religioso e simbolico. In una povera stalla, durante la notte, una giovane madre culla il suo bambino alla luce di una lanterna e alla presenza di una mucca con il suo vitellino. Una reinterpretazione della sacra natività, che comunica la vicinanza del pittore alla vita degli ultimi. Segantini inizia a dipingere lasciando degli spazi vuoti fra le pennellate sottili di colore puro e riempie questi vuoti con filamenti di colore complementare, così ottiene colori vibranti e luminosi. Gaetano Previati nasce a Ferrara il 31 agosto del 1852. Dopo aver studiato presso la Civica Scuola d'Arte di Ferrara, nel 1876 si trasferisce da Ferrara a Milano. Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera, vincendo nel 1879 il concorso Canonica con il quadro Gli ostaggi di Crema. Partecipa alla prima triennale di Brera nel 1891 con l'opera Maternità, in cui rende esplicita la sua adesione al divisionismo, di cui sarà anche teorico, e ai temi simbolisti. A partire dal 1895 e fino al 1914 è invitato alle esposizioni internazionali d'arte di Venezia, dove nel 1901 e nel 1912 è presente con due mostre personali. Fra le sue opere più importanti, La Maternità, dipinta nel 1890, è presentata alla Triennale di Brera, dove riscontrò discussioni vivacissime per la tecnica esecutiva. Una donna, seduta sotto un albero, si china teneramente sul bimbo a cui offre il seno, mentre intorno la circondano figure evanescenti di angeli. Colpito da dolorosi lutti familiari, muore nel 1920, all'età di 67 anni, a Lavagna, cittadina ligure dove già da tempo soleva trascorrere lunghi soggiorni. Gaetano Previati appare legato a temi di carattere religioso e simbolico. La Madonna dei Gigli raffigura la Vergine con il bambino in grembo, incorniciata da un'aureola di luce proveniente dal fondo del dipinto. Maria è seduta in un campo di gigli bianchi, simbolo di purezza. La tecnica divisionista è testimoniata dalle pennellate filamentose e sottili, disposte verticalmente nei gigli e in senso orizzontale nelle vesti e nelle gambe della Madonna. Lo sfondo luminoso è invece composto da piccoli tocchi di colore. Giuseppe Pellizza nacque a Volpedo, presso Tortona, nel 1868. Figlio di agricoltori, si trasferì nel 1883 a Milano per frequentare l'Accademia di Brera, dove studiò fino al 1887. Nel 1888 si recò per un breve periodo a Roma e poi arrivò a Firenze, dove fu allievo di Giovanni Fattori. In quegli anni si dedicò con passione allo studio della pittura del Rinascimento, alle figure ritratte dal vero e ai paesaggi. Frequentò poi l'Accademia di Carrara di Bergamo, sotto la guida di Cesare Tallone. Tornato a Volpedo nel 1890, dipinse numerose opere di successo accostandosi al divisionismo. A partire dal 1898 si dedicò alla realizzazione di una grande tela di soggetto sociale, esposta nel 1902 a Torino con il titolo de Il Quarto Stato. Gravi lutti familiari portarono l'artista a una profonda crisi depressiva che culminò col suicidio avvenuto nel 1907. Pellizza da Volpedo affermava che il divisionismo mira a una rivoluzione tecnica, consistente semplicemente nel sostituire a colori mescolati colori divisi.
perché in tal modo noi crediamo di poter avvicinare le vibrazioni della luce. Verso la fine della sua esperienza artistica, Pellizza si impose come esponente della corrente sociale, realizzando il celebre e imponente quadro del Quarto Stato. Il quadro è composto da tre fasce orizzontali, in perfetto equilibrio. Al centro, la massa dei lavoratori. Davanti, le tre figure isolate. Sullo sfondo, una zona buia. In primo piano, i due uomini e la donna col bambino emergono, anche per contrasto dimensionale con le altre figure. Essi sono disposti a cuneo e sono a grandezza naturale, misurandosi così direttamente con lo spettatore. La fascia in alto buia, che accenna a una folta vegetazione, e quella in basso, luminosissima, hanno lo scopo di far risaltare, isolandole, le figure e i loro gesti. La tavolozza cromatica è ristretta, composta da pochi colori abbastanza vicini per tonalità, come gli ocra e i rosa del primo piano, che sembrano accendersi nel gilet rosso dell'uomo al centro. Pellizza ha ottenuto le tinte calde del dipinto attraverso l'accostamento di tratti di colori diversi, con i complementari per realizzare le ombre, secondo un principio divisionista. I principali protagonisti della composizione sono due uomini e una donna col bambino. Sfilano davanti a una massa di persone che gesticolano e tendono le mani. L'opera rappresenta una marcia di protesta durante uno sciopero dei lavoratori. La luce è frontale dall'alto e le ombre si proiettano nitide sulla strada. Il fondo è scuro.